Milioni di euro sarebbe la cifra che secondo il Messaggero la Juventus sarebbe disposta a offrire per un terzetto di calciatori della Lazio, cioè De Vrij, Keita e Milinkovic-Savic. Allora, io ovviamente vi dico quello che ne penso in questo video, trattandosi di speculazioni, non di notizie ufficiali. Allora, Keita in scadenza, De Vrij non è un difensore che secondo me su cui la Juve potrebbe puntare perché cerca un nome più pronto, c'è cioè l'accordo con Manolas. Mentre Milinkovic-Savic, per esempio, è un ottimo centrocampista, ma le richieste della Lazio, 50 milioni di euro, sono eccessive. Per me, anche questo affare, diciamo, triplo, 100 milioni di euro, sono veramente eccessivi per questi tre giocatori, che comunque rimangono ottimi talenti, ragazzi, ma secondo me non hanno una valutazione complessiva di 100 milioni. Per dirvi, secondo me Keita vale sui 25, visto che è in scadenza, Milinkovic-Savic varrà su 35 e De Vrij varrà sui 25-30, quindi alla fine capirete pure voi che non ci arriva, arrivano sugli ottantina di milioni di euro, ma non arrivano a 100 milioni. E comunque, non, se dovessi spendere 100 milioni di euro, non li andrei a spendere per un terzetto della Lazio. Trattasi, ricordo, di speculazioni, trattasi di speculazioni, quindi non sto dicendo la Juve domani va dalla Lazio e fa questa offerta, però sicuramente è stata una speculazione formata da alcune voci, visto che Keita potrebbe andare alla Juventus a fine mercato, perché come ne ho parlato in un video su Keita, lo trovate sotto praticamente, ne parlerò ancora, come ho parlato in questo video, Keita potrebbe essere contattato dalla Juventus a fine mercato. Fatemi sapere cosa ne pensate, lo spendete o no, sti 100 milioni per questo terzetto della Lazio, io manco se mi puntate la pistola alla tempia.